c'è vita, perché notoriamente, che sia tonda o d'un trancio, la pizza comunque dà subito gioia ed invita al piacere ed al buon gusto. Peraltro insieme ad un forte senso di socialità e di condivisione. E se ci fate caso, anche quando si è da soli a degustarla, ci si sente in fondo molto meno soli. Ma per i veri professionisti della pizza, questo piatto fatto sole, come ebbe a scrivere e a dire il grande Luigi Veronelli, è pur sempre creatività e sperimentazione. Infatti, nel corso degli anni, si è sempre cercato di innovare sia i processi di lavorazione e trasformazione dell'impasto, sia gli abbinamenti e i gusti delle pizze con le diverse farciture, inserendo quindi ingredienti ed alimenti diversi che in genere non si erano mai visti, ma naturalmente senza penalizzare o oscurare la tradizione e migliorando la tecnologia d'ogni tipo di forni per una perfetta cottura. Ma tutto questo solo per mirare ad un obiettivo preciso ed unico, quello di ottenere una pizza più naturale, leggera, asciutta, friabile e naturalmente gustosa. E come ci ricorda Marcello Lamberti, responsabile e coordinatore di API Calabria, nonché della Scuola Nazionale Pizza di Rende, oltre che vicepresidente nazionale dell'API, Associazione Pizzerie Italiane, insieme allo storico suo presidente Angelo Iezzi, la pizza è una scienza esatta. Se non la fai come si deve, alla fine dal forno esce un'altra cosa. A dimostrazione questo, che lavoro, passione e competenza dei pizzaioli sono simili, non sono assolutamente da meno, al mondo degli cuochi e degli chef. Mentre per tutti noi questo titolo di pizza e vita ha un senso, perché comunque è qualcosa che smuove tutto, smuove sentimenti, passione e gusto, e molto democraticamente, perché ricordiamoci che la pizza parla di tutto e da tutti si rivolge senza nessuna distinzione. In questa prima puntata la nostra visita è incursione dai fratelli Scalzo ad Il Semaforo Sila, poco sopra la località di Taverna, esattamente in una località che si chiama Pantane, villaggio Racise. Un locale a dir poco dove c'è praticamente tutto, dalla pizzeria al ristorante, panineria, bar ed uno specialissimo e comodo sport hotel. Dunque è una puntata in cui il racconto è pressoché completo, dalle pizze, soprattutto in pala, dove Antonio Scalzo esprime tutta la sua approfondita e continua conoscenza, ai piatti della cucina con il bravissimo chef e tutta la sua brigata, ma pur sempre privilegiando il territorio con i suoi prodotti originari, come pure con i panini o dal bar con le mitiche Graff Ciambelle, in cui c'è pure un tocco nell'impasto di patata della Sila, e come anche nella scelta di vini, di birre e di bevande in genere, naturalmente con la massima attenzione a quella terra di Calabria a cui tutti ci rivolgiamo, ma spaziando nei casi in cui è necessario. E come sempre, un grande evviva!
pizza e vita. Pizza e vita è qualche cosa che riguarda il mondo della pizza, ma poi tutto quello che c'è intorno, per cui è comunque qualcosa di grande qualità, è un racconto di vita, di storia e poi anche un tocco di magia. E non a caso siamo qui in Sila, perché quanto più della Sila è capace di esprimere un senso di vera magia, oltre che di grande bellezza, immersi nella natura. Allora, in tutto questo, non a caso chiediamo ad Antonio Scalzo, che sarà il primo con il suo locale, a raccontarci di questa magia, ma poi in realtà è qualcosa che appartiene a voi stessi, questo clima magico in cui siete immersi lo vivete da sempre, dico bene Antonio? Sì, da quando praticamente eravamo piccoli. Abbiamo iniziato a questo percorso che veramente partiva già dai miei nonni dal 1965. È stato un lungo percorso sia di investimenti, di crescita e di studio sulle varie materie che abbiamo affrontato. Esatto, poi rispettando quello che è il luogo, la parte geografica, ovviamente tutta la qualità. Sempre presente l'utilizzo di materie prime del posto o del circondario come bandiera da tenere sempre presente. Oh, e tutto questo significa parlare di un territorio, di una terra e camminare la terra, perdonatemi subito quest'uso veronelliano della parola, ma vuol dire tantissimo, perché poi tu ci farai scoprire tante realtà, perché poi voi siete presenti in tante realtà nella vostra attività. Sì, abbiamo diverse tipologie nella nostra struttura di target da affrontare e anche di prodotti quindi in particolare la parte alberghiera dell'ospitalità. Abbiamo la parte alberghiera dove abbiamo due tipologie di camere diverse, una standard e tre camere con idromassaggio in camera. Bene. Molto accoglienti, insomma. Poi abbiamo la parte storica della pizzeria, ristorazione, pizzeria. La pizzeria dove maggiormente io personalmente su quel settore, e poi abbiamo la parte della cucina, la parte della panineria e il bar. Bellissimo, un racconto che andiamo a vivere, perché poi quello che ha studiato non a caso insieme ad API e a tutto quello che ha significato come API in generale, Associazione Pizzerie Italiane e API Calabria in particolare. Allora, di questa magia qui dal Parco Nazionale della Sila, non a caso a pochi chilometri dal semaforo, dove adesso con Antonio andiamo a scoprire tutto il racconto che ci aspetta. Un grande viva allora! Dunque, dal Parco Nazionale della Sila, in quel della Sila Catanzarese, siamo arrivati qui al semaforo, che invece non a caso anche dal nome è una sorta di quadrivio, perché comprende il riferimento della provincia di Catanzaro, di quella crotonese e di quella verso Cosenza. Oh, tutto questo però non è casuale, perché oltre 50 anni fa gli avi, i nonni, i tuoi nonni hanno avuto questa magnifica lungimiranza di creare qui. Che cosa hanno creato in realtà? 56 anni fa hanno avuto la lungimiranza di creare questo posto, per l'appunto il semaforo, su questo quadrivia dove ancora la strada principale, che sale da Catanzaro, non esisteva. E qui in modo particolare siamo dinanzi alla parte dell'ospitalità alberghiera, perché questa possiamo dire che è l'ultima creatura, una creatura però con delle caratteristiche particolari, dico bene? Sì, abbiamo una struttura completamente in legno che si sposa con l'ambiente circostante, 7 camere, di cui 3 con idromassaggio in camera, ci stanno dando grandi soddisfazioni. Mentre Antonio ci va a indossare la divisa più tipicamente di riferimento a quello che è il discorso per cui siamo qui, che è la parte ristorativa e pizzeria in modo particolare. La mia mansione è appunto della pizzeria, dove abbiamo studiato nel tempo. Adesso ci racconterai tutto. Vi racconterò dentro. E come sempre un grande viva. Poi qui siamo in una sorta, evviva Valerio, siamo in una sorta di centralina, nel senso che Valerio, che è il più giovane dei fratelli, come si nota ampiamente, così ai tuoi fratelli lo facciamo sottolineare, nella realtà si dedica alla recepio, ma che è una recepio di tutto, della parte alberghiera, ristorativa e quant'altro. E incominciamo con capire una cosa. Valerio, qual è la tipologia maggiore di clientela, visto la vostra offerta così globale e volutamente rivolta a tutti?
Allora, il nostro target di clientela è di tutte le fasce di età. Per quanto riguarda l'hotel, soprattutto giovanissimi. Ah, vedi? Quindi a partire c'è una risposta. Classe dagli anni 90-2000 c'è questa forte... Però presenza. Diciamo che riguarda un po' tutti i target di età, sia per quanto riguarda il ristorante che per quanto riguarda l'hotel. Ovviamente il ristorante c'ha anche un richiamo particolare per il gourmand della situazione, quello a cui piace il buon gustaio, visto i piatti che avete, dico bene? Esattamente, c'è un'ampissima scelta di prodotti, dagli antipasti, alcune cose anche rivisitate, primi piatti, secondi piatti, carni speciali. Oh, e poi in questo non dimentichiamo una cosa, che poi c'è una tua esperienza specifica, perché Valerio ha un'esperienza specifica da cui proviene, per quanto giovane sia, che riguardava, e quindi puoi mettere mano sempre, la parte della paninoteca, dico sì, bene? Sì, la panineria, sì. Cioè hai lasciato un pezzo di cuore, sì. Che è successo? No, no, i panini sono rimasti, ci sono tuttora, anzi... Alcuni li abbiamo anche rivisitati. E anche in base alla tua esperienza. Anche in base all'esperienza e anche in base alla richiesta della clientela. E alla mano del nostro chef. Giusto, hai ragione. E allora continuiamo e adesso incominciamo ad andare proprio nel vivo di quello che è il cuore, dove pulsa la magia di cui stiamo parlando dall'inizio. Quindi andiamo in pizzeria, Antonio si sarà intanto preparato nelle sue vesti professionali e poi in cucina. Grazie a Valerio e come sempre un grande viva. Mai come adesso siamo proprio nel centro della magia, una magia che però è una qualità ben definita. Siamo nel laboratorio pizzeria e Antonio adesso ci condurrà su tutto quello che è l'aspetto fondamentale dell'impasto e quindi gli diamo il via. Che cosa abbiamo davanti a noi, Antonio? Ricordiamolo. Questo è un impasto fatto 4 giorni fa, quindi abbiamo 96 ore di maturazione. È un impasto fatto con un mix di farine del mulino Iacone. Che tipologia esattamente di farina? Abbiamo una farina 00 e una farina tipo 1 macinata a pietra. Questo tipo di impasto, dopo le prime 24 ore di maturazione, viene rigenerato. Dopo altre 24 ore viene fatto di nuovo la rigenerazione. Quindi questo dà poi un risultato finale di fragranza e digeribilità enorme. È proprio la digeribilità, la fragranza esterna e la morbidezza all'interno. Tutta questa lavorazione ci porta ad avere un'apertura della pasta, tecnicamente chiamata alveolatura, che permette al calore di penetrare all'interno della base della pasta, poi futura pizza, per cuocerla bene all'interno e avere appunto i risultati premessi. Al semaforo sono particolarmente specializzati, ma non solo, che è la famosa pizza in pala, dico bene Antonio? Sì, è la pizza in pala, sono anni che abbiamo creduto in questo formato di pizza, tenendo dura sulla nostra idea, mantenuto solo questo formato di pizza e non facciamo pizze rotonde, ma facciamo anche la pizza in teglia, poi certamente, che mantengono ovviamente le stesse tecniche con degli impasti ad alta idratazione per avere alta digeribilità. Chiarissimo. Come succede in tutti i laboratori di pizzeria, c'è la possibilità di interscambio, questo è inevitabile, però avere delle specializzazioni, anche questo è un modo di puntare alla qualità finale. Ovviamente senza il nostro staff tutto ciò non sarebbe possibile, colgo l'occasione di ringraziare uno per uno, certo, dalla pizzeria alla cucina al bar e all'albergo, tutti i nostri collaboratori che creano l'azienda. Allora tra poco passiamo alla parte di stesura e di farcitura, va bene? Va benissimo. Dunque, pizza e vita, e quindi diamo vita dopo l'impasto di Antonio, passiamo con Danilo che adesso prepara la farcitura, ricordando sempre che anche Danilo fa parte della grande famiglia Api Calabria in particolare, anche perché
Hai fatto scuola, se non erro, no? Formazione. Formazione con API Cosenza, esatto, nel 2012. Proseguiamo con questa farcitura. Innanzitutto ricordiamo che è una pizza a base bianca, dico bene? Sì, abbiamo una pizza a base bianca con prodotti che rispecchiano il nostro territorio silano. Allora, cominciamo da quale prodotto? Partiamo iniziamo? Dalla pancetta. Sì. È una pancetta del salumificio Marvella. Che è un salumificio qui vicino. È un salumificio qui vicino, che è un salumificio di Tiriolo. Ah, certo. La Quindi mettiamo prodotto tipico. Prodotto tipico, sì. Poi abbiamo, dopo la pancetta, le patate di località Spineto, che qua, la selezioniamo. La patata della Sila, che tutti conosciamo, che è un grande prodotto che finalmente sta viaggiando in tutta Italia, ormai riconosciuto, e quindi questo è una identità precisa, non a caso. Sì. La patata la metti già sbriciolata. La patata le metto già sbriciolate. Oh, Danilo, non è un caso che tutto venga messo a mano volutamente. No, assolutamente. Perché dà proprio artigianalità finale, sì, alla pizza. Sì, sì. E queste sono patate, come ti dicevo prima, dove noi andiamo a ricercarle sul campo. Certo. Nel senso, come è preparata questa poi? Questa è una patata lessa, sì, condita con del parmigiano, sale e olio. Ah, ecco, quindi già è una patata che ha già un suo gusto, un suo piacere particolare, non a caso. Perfetto. Poi andiamo a mettere le cicorie dell'azienda Scalzo. Ah, che sono delle cicorie selvatiche. Appartengono alla famiglia, sì, in senso buono naturalmente, perché altri parenti comunque Scalzo ne sono produttori. Sì, sono delle cicorie che non hanno alcun tipo di conservante, quindi ecco, tutto conservato con tecniche naturali. Certamente, molto artigianale nella preparazione ma anche nella terra, perché non dimentichiamoci mai che tutto quello che poi trovate a tavola c'ha la terra dietro alle spalle. Prima della gastronomia c'è l'agroalimentare. Ok, oh, e poi andiamo a completare con la mozzarella. La mozzarella è un fior di latte, sì, prodotto dall'azienda Valle Amato, sì, che ci fornisce un fior di latte. Ti ricordi di dove sono loro? Sono di Marcellinara. Ah, Marcellinara, perfetto. Andiamo a completare. Da quanto tempo tu fai questo mestiere della pizza? Io sono quasi 10 anni. Ah, quindi questo non a caso, perché ricordatevi, spesso non avviene con i pizzaioli come avviene in maniera più naturale con gli chef, con i cuochi, ma i pizzaioli sono una grande figura professionale che non hanno niente da invidiare a nessuno, anche perché, come vedete, ormai nelle pizze l'uso variegato di farciture diverse, di preparazione di impasti e quant'altro, pizza in pala, in teglia, piuttosto che tonda, è un'esperienza a 360 gradi, dico bene? Sì, sì. Perfetto, allora siamo pronti su tutto questo. Cosa ci rimane adesso, Danilo? Adesso passiamo a infornare la pizza e la cottura della pizza. Che è fondamentale. Vediamo che cosa ci racconterà ancora una volta Antonio, e come sempre viva!
grande momento, il momento di infornare la nostra pizza in pala. Teniamo conto che siamo dinanzi ai grandi forni Castelli, in quel di Roma, Elio ed Emilio, due fratelli con tanti loro importanti collaboratori e anche parenti. E adesso però Antonio ci racconterà quanto è importante infornare e tutte le caratteristiche di questi forni elettrici. Che ci racconti? In questi forni abbiamo selezionati proprio perché per la nostra tipologia di impasti hanno bisogno di molta potenza, in quanto la colorazione della pasta dopo 96 ore di maturazione, gli zuccheri presenti nell'impasto sono in misura minore, voluto appunto da questo processo. A fine di questo processo la fase della cottura è fondamentale, quindi per cuocere al meglio questo impasto abbiamo bisogno di molta potenza e di stabilità durante il servizio. Della potenza stessa. Quindi abbiamo selezionato questi forni, li usiamo da quando abbiamo iniziato, la qualità è estremamente indiscutibile. E la certezza di avere una risposta finale sempre di grande livello. Assolutamente. In questo sì. Caso, essendo un forno naturalmente professionale, a quanto tempo una pizza in pala come quella sta e a che tipo di gradazione? Questa pizza, in questo particolare caso, viene cotta a 300 gradi per circa 7 minuti, proprio perché, come dicevo prima, questo impasto è estremamente idratato, quindi siamo all'intorno del 78-80% di acqua. E quindi abbiamo bisogno di una potenza stabile affinché, passatemi il termine, oltre che alla cottura, riusciamo ad asciugare, tra virgolette, ma non sarà una pizza asciutta, sarà una pizza equilibrata dal punto di vista dell'umidità, ma oltre al sapere abbiamo bisogno delle macchine per poter terminare il nostro lavoro. Chiarissimo. La magia, siamo nel momento finale, per cui qual è l'ultimo tocco però importante che va fatto? Antonio ce lo dice. Un goccino di olio extravergine d'oliva, chilometro zero, di Maggisano, olificio Fujisano. Perché l'olio anche in questo caso deve essere di grande livello, un goccio senza esagerare, ma guai se non è. E poi il taglio, dico bene. Allora, eccola qui, la nostra pizza in pala, che poi viene messo su questa tipologia di contenitore. Un'alzata, per quale motivo, Francesco? Che, così i clienti si servono da soli, ci sono vari gusti, la pizza grande... La pizza in pala può avere varie tipologie. Sì, fino a quattro gusti. Perfetto. Quindi poi ognuno in base alle loro... Benissimo, importante adesso l'abbinamento, vero Francesco? Vero. Quindi... Ci arriva una birra? La birra Gladium. Ce la sta portando qui Simone. Simone, viva. Questa birra è prodotta a Zagarise, è una birra cruda. Quindi profondamente calabrese. È una birra cruda. Non a caso. È fatta con l'acqua della Sila. Certo. Non è... Che è fondamentale. Che è fondamentale. L'acqua della birra, sappiate che è fondamentale. Non è filtrata, non è pastorizzata, quindi non contiene additivi. O additivi o altri interventi, diciamo artificiali. Grande profumo, non a caso. È una birra leggera, adatta proprio per questo tipo di pizza. Senza esasperare. Sì. Abbinarsi bene con la pizza, ma non esasperando e coprendo i sapori. Sì, sì. Oh, perché ricordatevi sempre una cosa: l'abbinamento significa, nella sua semplicità, pulire il palato e sapere abbinare. Quando si beve quello che è stato prima mangiato, in modo tale che poi il palato, tra virgolette, risulti come pulito e uno prosegue naturalmente in questo abbinamento. Allora un grande viva, Francesco. Grazie.
La magia della pizza e vita, ma in questo caso siamo all'interno delle cucine del semaforo, perché lo chef, con tutti i suoi collaboratori in modo particolare, ci racconterà che cosa avviene nel ristorante del semaforo. Però prima di tutto questo c'è una filosofia alla base, dico bene Stefano? Certo. E la raccontiamo ai nostri che cosa vuol dire la filosofia su tutto quello che avviene in cucina. Assolutamente. La nostra filosofia, quella che dovrebbe essere, penso, un'idea un po' di tutti, quindi seguire delle tecniche innovative di lavorazione dei prodotti, rispettare i prodotti per avere poi un risultato finale ottimale che sia sicuramente bello, ma anche ottimo da mangiare. Da un punto di vista di qualità finale. Qualità e soprattutto da gustare poi a tavola. Oh, nel caso particolare, noi oggi che tipo di piatto andremo a vedere? Oggi prepareremo un ribeye scozzese ai ferri, semplicemente con delle verdurine poi alla griglia accompagnate e delle patate silane. Allora, però non a caso tutto questo, Giuseppe, che ovviamente è insieme a te come tutti i collaboratori, questa filosofia che ci raccontava Stefano appartiene a tutto, anche a dei primi piatti. Appartiene sì, la filosofia viene seguita anche nei primi piatti. Ovviamente facciamo il risotto ai porcini, che diciamo è il cavallo di battaglia del locale. Come risotto a parecchi altri primi, comunque adottiamo sempre questa filosofia. Io confesso, in verità non è un risotto ai porcini, sono dei porcini accompagnati dal riso. Battute a parte, ma è un dato di fatto. Proseguiamo con questo nostro piatto? Evviva, seguiamo che cosa avviene. Allora, come dicevamo prima, questo è il taglio che noi andremo a preparare oggi, che è un ribeye scozzese. Allora, la particolarità di questo prodotto che vedete in questa maniera... Facciamolo vedere bene, perfetto. Vedete, questo è stato... c'è scritto cotto e abbattuto, perché noi compriamo i tagli anatomici in forme voluminose, le porzioniamo e adottiamo la tecnica della cottura sotto vuoto a bassa temperatura. Che significa? Il prodotto viene appunto porzionato, imbustato sotto vuoto, mantenendo quindi la sua freschezza originaria. Assolutamente. Poi viene cotto a bassa temperatura, a una temperatura media di 65 gradi per 45 minuti, e poi con l'ausilio dell'abbattitore di temperatura portato a meno 3 con tutto il ciclo di abbattimento, in modo tale che il prodotto non possa assolutamente modificarsi a livello batterico. Quindi diamo la certezza assoluta che il prodotto sia salubre al 100%. Perfetto. Poi viene conservato a una temperatura di 0 gradi e poi all'utilizzo in lavorazione del lavoro giornaliero si va avanti con la procedura, insomma, di finitura del prodotto. Quindi il primo passo qual è in questo caso? In questo caso noi andremo a rigenerare il prodotto alla stessa, in acqua, con la stessa temperatura con la quale è stato cotto all'inizio. Certo. In genere quanto tempo sta? Allora, 5 minuti, bastano 5 minuti alla temperatura, ripeto, come quella iniziale di cottura. Quindi... E poi proseguiamo. Esatto. Allora, qui abbiamo il nostro pezzo di carne rigenerato. Dico rigenerato, bene. Esatto. Adesso che succede? Adesso andiamo leggermente a insaporirlo con delle spezie, senza aggiunta di sale o olio o grassi vari, che comunque, come si vede, ha la sua venatura, la sua apparenza. È rimasta intatta. Assolutamente. Tutta intatta, non a caso. Proseguiamo. Adesso naturalmente lo andiamo a scottare. Ecco, su che cosa? Ricordiamolo. Allora, questa è una griglia a pietra lavica. Ah, particolarissima. Che quindi. La differenza fra, se vogliamo, una griglia normale, così tra questa qua che è una piastra al cromo, è che qua c'è un'irradiazione diretta con il calore, mentre qua c'è una diffusione. Chiarissimo. Quindi la carne qua, come si può vedere, dato dalle scanalature, ha proprio l'irradiazione vera e propria, in modo sfasato. Perfetto. Del calore. Allora, quanto tempo la teniamo? Allora, una volta rigenerata, ripeto, alla stessa temperatura di cottura iniziale, quindi si ha già una temperatura, diciamo, di quasi 45-50 gradi al cuore. Giusto. Quindi è quella ideale di servizio per chi mangia naturalmente una carne a cottura, diciamo così, al sangue. Certo. Bastano 2 minuti, 3 minuti per lato, il tempo di segnarla, diciamo, sulla griglia. Ecco. Che dà quella caratteristica. Ma a Stefano facciamo una domanda.
E quando ti arriva la domanda di quello che vuole una cottura super cotta, che succede? La nostra spiegazione è quella che comunque a livello organolettico si perderanno le caratteristiche del prodotto. Di tutto, del prodotto, esatto. Del gusto, sapore e, quindi, e quant'altro, e quindi certo. Non avrà quell'aspettativa che io gli posso assolutamente esatto, assicurare con un prodotto cotto in modo normale. Perfetto, proseguiamo. Vedete? Eccola qui, non a caso. Questa naturalmente è una reazione ottima, normale, critica. Assolutamente sì, in cottura. Oh, che poi in tutto questo, cioè se poi non è che uno sta a guardare l'orologio, è come una cosa naturale, certo. Il tempo viene esatto. Guardando e sapendo che orientativamente il tempo giusto è passato, dico esatto, bene Stefano? Esatto, esatto, perché è dato dall'esperienza anche, dall'esperienza. Non solo le tecniche applicate che poi ti portano ad avere un calcolo fisiologico interno a capire è quando bene. Un prodotto ad occhio può andare già bene per il cliente. È come se aveste una sveglia dentro di voi. Sì, è vero. Per certi versi. Sì. Bellissima. A questo punto avviciniamo la nostra piastrina, esatto. Appunto di servizio. Che è stata anche questa sul una fuoco. Piastrina. Su che piastrine sono? In ghisa. In ghisa, perfetto. Che allora, il piatto su cui viene servita. Naturalmente la poggiamo su certo. Un supporto in legno per evitare che poi se in no, servizio. Su, immaginate su una tavola piglia fuoco. Esatto. Aggiungeremo delle verdurine ad accompagnare ecco. Il nostro secondo. Che intanto si riscaldano e si esatto. Mantengono calde. Esatto. Dopo averle appena scottate, dico bene? Esatto, sono tenerissime. Ho cose che con questo genere di tecnica potete fare anche a casa con le dovute attrezzature, è vero certo. Stefano? Ma assolutamente sì, il vantaggio assoluto è quello della conservazione del prodotto in giusto. Modo estremo, la velocità di esecuzione, perché considerate che questo pezzo di carne pesa 700 grammi, certo. Quindi a cuocerlo su una griglia in modo espresso, quindi anche sì. Per ridurre i tempi al cliente, eccola là. Sarebbe quasi troppo allungare i tempi. Bellissimo. Okay. E il nostro piatto è già pronto. Poi che gli fai come aggiustature? Semplicemente un po' di sale. Che sale a ti piace? Questo è un sale Maldon. Sì. Con dei fiocchi di sale marino. Certo. Che così vengono a pezzi interi da esatto, sopra. Esatto, perché la carne comunque certo, come tutte le preparazioni alla griglia non va salata prima. Assolutamente, se no succede l'ira di Dio. Esatto. Ricordatevelo, giusto. Assolutamente, perché a questo indurisce. Punto, secondo te, il tocco di olio extravergine di oliva ci vuole oppure no? O si dipende diciamo, dal cliente? Dipende dal cliente, ma dipende anche dal nostro consiglio, dalla tipologia di carne. Giusto. Però il cliente comunque alla fine, poi a gusto, se preferisce. Purché sia un grande olio però, Francesco. Esatto. Stefano, dico esatto. Bene. Un olio extravergine assoluto. Certo. Della zona, naturalmente. Oh, sappiate una cosa, che gli chef poi nella realtà non è vero che cucinano solamente e preparano le materie prime, ma poi hanno già l'idea di che cosa sarà l'abbinamento dopo, perché esatto. Non spatiamo questo discorso, che gli chef, a parte che gli chef a volte in cucina bevono moderatamente, ma bevono qualche volta. Sono atipico, sono atipico allora. Però questo è importante, perché spesso il piatto quando poi arriva sul tavolo deve ovviamente abbinarsi, in questo caso mi permetto di dire, ad un giusto e grande vino. Esatto. Sei d'accordo? Esattissimo. Thank you.
Oh, ecco il nostro Giuseppe, gentilissimo. Un servizio speciale stavolta abbiamo. Eccolo qua. Grazie Giuseppe, viva. Allora, che succede adesso, chef? Adesso, ricordiamo. Sì, che piatto abbiamo innanzitutto? Allora, qua abbiamo, ripetiamo, abbiamo il ribeye scozzese. Perfetto. Che è una delle nostre carni di punta, diciamo, delle Giusto. Carni speciali. È servito con delle verdurine alla griglia molto semplici e del sale a fiocchi. Magnifico. Adesso cosa facciamo vedere? Adesso ne andiamo ad apprezzare appunto le Perché qualità. Nel taglio che cosa si rivela? Si rivela la cottura perfetta, che si può evincere appunto dal colore sì. e dalla succosità stessa della carne. Che sia quindi non eccessivamente no. cruda, altrimenti esatto. non è un giusto sapore, ma neanche stracotta, altrimenti esatto. perde tutte le sue qualità e nello stesso tempo il gusto e il sapore a riguardo. Oh, ricordandoci che naturalmente tutto questo va poi abbinato, in questo caso con un ottimo rosso, abbiamo un Nerello, in questo caso un IGT di Grandane, azienda calabrese, perché è importante in questo, dove la capacità, come al solito, di abbinare il piatto con un vino giusto, equilibrato, che non sia eccessivo rispetto al sapore della carne, ma che lo riesca ad accompagnare, che poi lo ripetiamo, diciamolo ai nostri sì. cioè, perché voi chef poi non è vero che su questo non no, sapete no, anche intervenire, vi piace come? Assolutamente, perché apprezzare poi il lavoro che facciamo significa appunto la parte finale certo. assaggiare. Un grande viva, ma non abbiamo terminato, perché adesso andiamo a visitare, facciamo un'incursione in tutta la parte della paninoteca. Non certo ultima, qui siamo nell'ambito della paninoteca, altra grande caratteristica dell'offerta del semaforo, e siamo con Luigia, che per quanto giovanissima, già da giovane è qui da sempre. Vabbè, da sempre. Come battuta. Che cosa è la particolare caratteristica della vostra paninoteca? Innanzitutto dalla materia prima. Allora, abbiamo raccontiamola. Abbiamo i nostri panini che hanno una maturazione di 96 ore, infatti questo impasto è stato fatto 4 giorni fa, un'idratazione del 78-80% e per la cottura ha bisogno di uno speciale forno con una temperatura cottura costante come il nostro forno Marana. Non solo, ricordando che Marana è un particolare tipo di forno, come poi vedrete, rotante in questa maniera, è uno dei nostri compagni di viaggio preferiti per evidenti motivi, e che quindi è capace di dare poi un risultato finale anche ai panini con una qualità originaria assolutamente esclusiva. E allora continuiamo a vedere che succede. Okay. Luigi, mettiamo della farina sull'impasto, giusto per non farla attaccare alla piastra esatto. del nostro forno. Come mai quei tagli, Luigia? Per far uscire l'aria ed evitare che rimanga senza... Poi dopo, il momento in cui lo mettiamo in forno. Perfetto. Oh, ecco qui. I nostri pani sono pronti, vero Luigia? Sì, sì, sono prontissimi. Quindi li deponiamo nel contenitore e poi dopo tu li prepari. Sono pronti per essere imbottiti. Perfetto. Oh, quindi qua in paninoteca naturalmente Luigia ha tanti tipi di ingredienti, innanzitutto perché tanti tipi di panini, dico bene? Assolutamente sì, abbiamo una vasta gamma di panini, a partire dallo spizzicariello, al brigante, alla cornamusa, al pianoforte. Quindi tutto e di più.
è la specificità è che gli ingredienti sono prevalentemente territoriali, esatto? Assolutamente sì, tutto rigorosamente locale. Quale primo panino ci farai? Quale tipo? Il brigante. Che è fatto di che cosa? Allora, abbiamo la salsiccia di nostra produzione. Ah, ecco. Dei funghi misti dell'azienda Scalzo, che usa solo dei... prodotti dei conservanti assolutamente naturali. Naturali, giusto. Della mozzarella che ci fornisce la nostra ditta Valle Amato. Certo. E della rucoletta fresca. Perfetto, e allora adesso ci godiamo la preparazione di questo panino. Eccolo lì, l'abbiamo, il suo forno rotante. Marana, ricordiamolo, il panino è pronto, vero Luigi? Prontissimo. Però mo io qua ti ho fatto una sorpresa. Sto vedendo una cosa. Cioè, hai fatto un altro panino? Assolutamente sì. Ed esattamente come che, quale panino è questo? Questo è il Nonna Ida. Te lo faccio provare perché all'interno c'è la polpetta di patate che facciamo noi. Ho capito, quindi cosa c'è dentro? Abbiamo la mozzarella. Sì. Del prosciutto cotto. Sì. La polpetta di patate che friggiamo noi. Benissimo. Dell'insalatina e un po' di maionese. Nonna Ida. Nonna che Ida. Ricordiamo la persona che ha dato assieme al marito l'avvio a tutto questo, come abbiamo spiegato. Allora, Luigi è stata bravissima. La parte paninoteca è molto importante perché non è solo per giovani ma anche un consumo familiare, vero? Sì, sì, vero. Abbiamo molte famiglie che ci vengono a trovare. E a qualunque tipo di orario, più o meno? Siamo sempre qui a vostra disposizione. Come sempre un grande viva, però un tocco finale con l'ultimo dei fratelli Scalzo che ci racconta di tutto e di più intorno a ciò che vale turismo e marketing rispetto a questa bellissima location. È stato un percorso, un viaggio, un purpurì di racconti diversi questi qui al semaforo. Non poteva non concludersi con grande relax e piacere con Alberto, che è uno appunto dei tre fratelli Scalzo, e in modo particolare poi al di là di occuparsi di parti amministrative e marketing, ma con un forte sguardo sull'aspetto turistico anche per una sua specializzazione di studi e quant'altro. E proprio su questo Alberto prima ci raccontava, ci anticipava alcune scelte non casuali che avete fatto quasi con quello stesso spirito antesignano avuto dai vostri nonni a suo tempo con le loro scelte. Raccontaci qualcosa. Sì, salve. Gestire un'azienda di ristorazione oggi ovviamente non è la stessa cosa di qualche anno fa, e di conseguenza abbiamo scelto e intrapreso questa strada dell'innovazione sotto ogni punto di vista, sia per quanto riguarda la tecnologia e le procedure in cucina, in pizzeria, ma anche per quanto riguarda anche, soprattutto gli altri reparti che compongono l'interezza dell'azienda, tutte le attività, in particolare l'aspetto logistico, amministrativo e di marketing. Ci avvaliamo di strumenti informatici e tecnologici all'avanguardia di ultima generazione che ci aiutano molto nello svolgere di tutte le attività, in particolare dalla prenotazione. Quest'anno su tutto abbiamo introdotto un sistema di prenotazione online del ristorante che è una novità assoluta nella ristorazione, certo, in generale, non solo, sì, non solo qui. Consente a ognuno di evitare le lunghe attese al telefono
comodamente con due clic uno prenota il tavolo e gli arriva su WhatsApp la conferma. Quindi è un modo smart di gestire l'azienda. E poi abbiamo informatizzato tutti i reparti, la gestione delle comande, il magazzino, l'etichettatura, la tracciabilità alimentare, quindi siamo sul pezzo per ogni attività. Da poco abbiamo aderito, proprio si parlava di Sila nella sua interezza, abbiamo aderito ad una rete di impresa che si chiama Destinazione Sila, che coinvolge tutte le aziende, tutte le realtà più importanti di tutte e tre le Sile, piccola, grande e greca, e in rappresentanza della Sila piccola ci siamo noi come azienda Il Semaforo, e portiamo avanti insieme una promozione del territorio unica, così come il Parco Nazionale e la direzione ci esorta di avere un'unicità al di là dell'appartenenza ad un comune o ad una provincia, un po' più forte rispetto, perché dobbiamo convincere le persone a salire in Sila, a fare qualche chilometro in più, quindi lavoriamo con più target ovviamente, e da qualche periodo stiamo notando un aumento importante di un target di ragazzi che stanno scegliendo la Sila come meta. Vuoi anche per delle offerte un po' più spinte che facciamo, certo, durante un po' di stimolo, naturalmente. Esatto, durante il mese di febbraio, quando eravamo zona gialla e non si poteva andare al ristorante, certo, ci siamo inventati una promozione dando le camere a 1 euro, che ha riscosso un successo, certo, enorme. E continuiamo con queste promozioni spinte, forti, certo, proprio per invogliare le persone a venire in settimana, perché generalmente il sabato sera è più scontato, certo, però stiamo allungando e abituando i nostri clienti a visitare il nostro sito, a scoprire delle tariffe dinamiche che cambiamo giorno per giorno in base alla disponibilità, all'occupazione delle camere. E anche questo è un modo di avere una identità alla fin fine, Alberto, esatto, questo l'ha, sì, detto, sì, che conta, ed è da stimolo a tutto un territorio, ad altri operatori. E se posso dire, Alberto non lo direbbe mai neanche sotto tortura, sì, e questo è da stimolo anche alle varie amministrazioni, siano esse regionali, provinciali, locali, da stimolo, perché a volte lo devono avere. Certo, abbiamo avuto il plauso di diversi operatori e di diversi attori, sia della politica che dell'amministrazione, che abbiamo dimostrato che si può fare turismo, certo, in montagna, nonostante sotto alcuni aspetti può essere un territorio un po' più che ha delle esigenze diverse rispetto al, certo, mare, rispetto, che è un'offerta per, sì, tra virgolette apparentemente più semplice. Esatto. Io in genere termino le mie trasmissioni con una domanda personale di tipo goloso. Stavolta, sì, non l'abbiamo potuto fare ad Antonio, non l'abbiamo fatta a Valerio, mettiamo sotto torchio Alberto. Cioè, la mia domanda è: ma in momento di relax, ecco, per esempio, sì, in una stagione del genere, che poi la propria golosità si esprime anche a seconda della stagione, qual è un piatto davanti a cui ti trovi, ti senti stare bene, ti va di mangiarlo, di degustarlo? C'è una scelta? Proprio quest'anno abbiamo introdotto un menù molto ampio e molto vasto. Sicuramente il nostro must resta la pizza. Ho capito. La pizza al metro. E tu su quella proprio? Su quella l'abbinamento perfetto è pizza e carne, con l'introduzione di alcuni tagli di carni, certo, particolari. Tu dai il buon esempio su quella scelta. Esatto, sì. Okay. Non solo con acqua, però, nulla togliendo. No, ci mancherebbe. No, voglio dire, nulla togliendo agli astemi, a chi per problemi di salute non può, ma il calice di vino piuttosto che una ottima birra, questo è fondamentale. Eh sì, è gradito. Va bene, quindi sappiamo cosa condivideremo. È stato un racconto complessivo, non a caso ci piace che sia stato il primo qui al Il Semaforo. E ringraziamo tutta la famiglia Scalzo, poi tutti i vostri collaboratori. O poi in realtà noi non ci dimentichiamo mai anche di chi è al di là delle telecamere, di chi con noi coordina tutto il momento delle riprese e quant'altro, perché senza queste persone, questi amici, non potremmo avere poi i risultati di qualità che ci attendiamo. Sempre un grande evviva, la pizza
e vita. Innovazione e tradizione artigianale sono i concetti che meglio esprimono l'identità del marchio Castelli Forni, storica azienda italiana specializzata nella produzione di forni professionali per pizzeria e pasticceria, settore nel quale, in 50 anni di storia, ha acquisito un ruolo di leader autorevole e prestigioso, sia in ambito nazionale che internazionale, rappresentando con la propria presenza nel mondo un orgoglioso esempio dell'eccellenza imprenditoriale italiana. La continuità dell'azienda è oggi garantita dalla guida di Elio ed Emilio Castelli, che fin da giovani si sono impegnati a condurre l'impresa paterna con la stessa serietà e passione. L'azienda guarda sempre con interesse e con stimolante entusiasmo i nuovi scenari che si vanno delineando nel vasto settore della ristorazione, cogliendo positivamente la vitalità delle giovani generazioni di operatori che si inseriscono con brillanti iniziative in un mercato in costante evoluzione. Una sfida per la quale Castelli Forni pone le basi per lo sviluppo di futuri progetti e lo studio di nuove soluzioni capaci di dare continuità ad una storia di importanti risultati, ponendo in campo tecnologie d'avanguardia, una struttura aziendale solida ed affidabile, passione e rinnovato impegno.